Ciao ragazze, dopo tantissimo tempo sono tornata con un tutorial, ma non è un tutorial qualunque perché questo è l'ultimo video in collaborazione con Manuela. Un anno fa, pensate, davvero tantissimo tempo sembra stranissimo, ma un anno fa io ero qua che registravo il tutorial per il Piemonte, ed era il nostro primo video in collaborazione e adesso niente. Il nostro viaggio si conclude qui, abbiamo fatto questo tour per le regioni italiane. Mi è piaciuta tanto questa collaborazione, spero che sia piaciuta anche a voi. E niente, se volete vedere gli altri video che abbiamo realizzato insieme, oppure la vostra regione, se ve la siete persa, eccetera, eccetera, come sempre trovate nell'info box la playlist con tutti appunto i nostri video. Io mi ripeto sempre continuamente bla 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 bla. Un messaggio, come al solito. Come avrete capito dal titolo, questo tutorial è per la Sardegna. Per realizzarlo mi sono ispirata ai video on the road che ho visto di Lolla, gli stupendi video on the road, quindi guardando un po' il paesaggio eccetera eccetera, ho fatto questo trucco molto molto colorato e mi sono appunto ispirata ai colori che vedevo all'interno dei vari video. Io spero di cuore che vi piaccia, magari vi faccio uno zoom minuscolo, senza rompere qualcosa. Sarebbe meglio, no? Eccolo qui il trucco. Ma comunque prima avrete visto le foto. Ecco, io sbaglio sempre nel zoomare indietro. Ok, ho blaterato decisamente troppo, quindi adesso vi lascio al tutorial. Un grosso bacio. Ciao! Prendo una matita color prugna, vado ad darla nell'angolo esterno e nella piega. Una volta fatto questo, poi prendo un pennellino a penna e sfumo la matita. Adesso prendo un matitone bianco iridescente, lo do nella palpebra mobile che è rimasta vuota e lo sfumo. Poi faccio un mix tra questi due ombretti, prendendo però più azzurro che verde acqua, e lo metto dove ho messo il matitone bianco. Con un altro pennello a penna prendo un viola brillante e lo metto dove ho messo la matita precedentemente, cercando anche di sfumarlo con l'azzurro. Sfumo leggermente e con un altro pennello da sfumatura vado a prendere un arancio caldo. Lo posiziono al di sopra del viola. Dopodiché prendo un viola molto più scuro e sempre con lo stesso pennellino lo do solo nella parte più interna. Per dare più definizione, riprendo il pennello con cui ho messo l'arancio e sfumo. Prendo un color burro e sfumo i contorni della sagoma. Nell'angolo interno dell'occhio vado a mettere un giallo brillante. E nella palpebra inferiore del verde.
Ora scurisco la rima interna con del nero. E traccio una linea d'eyeliner per dare più definizione allo sguardo. Ora passiamo al mascara. E adesso vado ad aggiustare le sopracciglia, giusto un attimino, per riempire qualche buco. Sulle guance do solo un po' di definizione con questo blush color terra. E applico anche un pochino di illuminante sugli zigomi alti, anche sulle guanciotte. Sulle labbra applico questo gloss della Essence che faceva parte della collezione limitata Return to Paradise. E questo è il look terminato, io spero di cuore che vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e se avete voglia ci vediamo nel prossimo video, ciao! Buon dì! Allora, oggi voglio farvi il video tag No Mirror Makeup o No Mirror Challenge, non mi ricordo come si chiama, ma avete capito insomma, perché lo trovo veramente simpaticissimo, molto autoironico, molto divertente, per cui mettiamoci alla prova. Allora, iniziamo subito, tolgo gli occhiali, non spaventatevi, sono completamente struccata. Ecco. Mi leggo i capelli che mi danno